Benvenuti ragazzi contro la scimmia rosa, il membro più odioso delle 5 scimmie mostruose. Ora vedrete perché, mamma mia. Anche nei Teschi 2 era una osa, Dio santo. Carattere proprio. Vuole palle. Ma questo è un palcoscenico. Signore e signori, membro delle 5 scimmie mostruose, grande cantante della giungla. La sua bellezza incanta senza distinzione uomini e scimmie. Ecco voi l'affascinante scimmia rosa, protagonista di uno spettacolare nuovo musical. Guardate, ballo, scimitarra e seduzione. Sì, ma
è successo perché sarà molto importante più avanti nel gioco questo evento. Tomuki, la scimmia rosa è tornata? No, signore. Negativo. Ma insomma, cosa diavolo credete di fare? Perfetto. La scimmia rosa cantava molto bene. Ma mi piace di più come canta Sayaka. Anche a me. Oh, è scappata. Ma almeno hai spento la stazione TV. Forza, passiamo al prossimo livello. Direi prima però quante monete ho? Almeno 300 mi sembra di sì, cazzo. Quindi ragazzi, andiamo qui e compriamo l'ultima gemma di energia mutogena. Ecco qua, esaurito, ora abbiamo 10 gemme e... abbiamo fatto con le gemme di energia mutogena. Perfetto, allora qui c'è... dov'è che era? Il negozio degli hobby, ecco, c'erano i telai per la RC. Questo è il negozio degli hobby, gli oggetti che non possono essere... ricordati di... sembra di sì, ecco, vedete? Carrozzeria autotelecomandata, però non abbiamo abbastanza soldi. Ritorniamo indietro, si può prendere la carrozzeria classica, che sarebbe quella che abbiamo visto sempre, poi quella nera, che è come quella classica ma molto più veloce e difficile da comandare. Poi c'è il budino che può esplodere addosso alle scimmie rendendole incapaci di agire. E anche un'altra, la scatola di fazzoletti che non mi ricordo bene cosa faccia, ma... comunque, per questo episodio è tutto. Noi ragazzi ci rivediamo alla prossima. Ciao!